Ci siamo quasi in cima. L'ultimo passo della giornata e della due giorni. C'è quasi. La fianca. No. Mantieni la velocità. Bestia. Dei coni per terra? Par terra, dei coni par terra. Allora, la fa interna. Guarda come viene fuori. Che asfalto. Attenzione. Guarda qua che curve. Bellissima! Sei qua divertente di brutto! Ma cos'è sto? Non si capisce? Dov'è la strada? Ah, guarda, siamo arrivati alla Rosière! La Rosière! È tutto in rosa! Beh, mai sentito! Sì, ma saranno tutte case vacanze! Vabbè, ho capito, sono belle comunque. Devono essere casa vacanza brutta. Che freddo. È abbastanza, sì. Ci sono 17.9 gradi. Sono indeciso se mettermi la felpa. 1850, ma ti ci sta? Ah, devi metterla sopra? No, sotto. Ma come fa a starci sotto la tuta che già ce l'hai su attillata? Ma che non ci entrerà mai sotto, eh. Non devo allacciare il sopra al sotto. Secondo me, cioè, al massimo ti do la mia e te la metti sopra la tuta. La mia ti entra per forza. Ah. Beh, a parte la temperatura, la cosa che mi preoccupa di più è il tempo, che si è messo molto male. Cioè, molto male no, ma comunque male. Da quella parte lì ancora sembra discreto. Ma il pezzo dietro è quello peggiore. Tirol. Beh, comunque è la cultura del fiore, guarda quante fioriere tutte tenute bene. Sì. Da noi hanno smesso di piantarli perché li rubavano la notte. Ma va. Ti giuro, al cimitero di Cugiano mettevano giù i fiori la notte e poi li rubavano. Ma ti pare? Ma veramente, mica per finta. Cioè, guarda qua che bello. Sì. Da noi si rubavano pure il vaso. Mm. Ah, guarda che c'era San Bernardo. Sì. La Rosière, tac, 1850 metri, tac, accendi la GoPro davanti, tac, accendi anche l'Insta 360 ma non riesci mentre lo fa in movimento, quindi te la devo accendere io, tac, spiazzo per farlo. Ora mi spieghi da lì come faccio ad accendertela? L'accendo da sola, il primo il tasto piccolo. Sì, tieni premuto finché non si accende. Adesso schiaccia ancora quello piccolo che va su video. Sì. Adesso schiaccia quello grande. Ok. In cima al piccolo devo fare la pipì. Secondo me qua deve essere figo sciare. Guarda che pistona. Sì. Madonna che vento freddo. Sì, troppo freddo. Oh, guarda il sole. Che bello, ah, che scalda un pochino. A bientôt. Porca miseria. Guarda la statua di San Bernardo come si vede da lontano. Sì. Slalom per loro. La mette nel mirino. Ore 17:35. Passo semideserto. Avvallamento. Porca miseria. Ah, sbaglia la curva e si infila. Strada un po' lunga. Ha approfittato dell'errore dell'avversaria. Salto. Hop. Ah.
Comunque adesso mi metto lo scaldacollo, quello pesante tra l'altro. Io mi metto anche il passamontagna, mi ripara un po' di più. 16.5. Ah, ehi, la la. Porca miseria. Lo passa? Voglio vedere se fa altri errori. È spento, vero? Sì, sì, è spento. Stanno allargando la strada. Ci siamo quasi in cima? L'ultimo passo della giornata e della due giorni. C'è quasi. La fianca. No. Mantieni la velocità. Bestia. Avvallamenti, scossioni a profusione. Mica ripetizione. Bello però. Guarda quando ci sono quelle nuvole lì che si muovono, che tu riesci a vedere il movimento della nuvola. Flashback. End of flashback. Con l'inganno della nuvola. Ah, sole. Guarda che ci sono le mucche che vanno via. Mucche libere e selvagge. Vedo la strada. Guarda che piccoli. Oh, vitellini. Quel signor lì c'aveva il casco con le corna del diavolo. Bello. O sono quelle che gli ha piazzato la moglie. Ah, ecco, sì, può darsi. Bestia, come va giù? Ah, ci siamo. Le petit Saint Bernard. Le petit Saint Bernard. E che schi, le chi schi, chi lo. Hospice du Saint Bernard. Freddo. 14.9. Però dai, mia mamma mi aveva detto vedrai, prenderò la pioggia, è scritto brutto, è fatta volta piove. Neanche una nuvola. Vabbè, la voce di mia mamma non è veramente così. Però c'è il cielo azzurro. Tesoro, oddio. Quel cagnone si chiama Tesoro. Non ho capito. Quel camper lì, la marca, è a Tesoro. Comunque quello là è il Monte Bianco. Boh, quello là con la neve. Ma va? Sì. 6 months later. Adesso ci facciamo tutta la traversata sopra il ghiacciaio. Comunque figata, questa mini cabinovia fa anche le pause per farvi fare le foto e si è appena fermata proprio di fronte alla cima del Monte Bianco. Fans, la cima del Monte Bianco, cioè... Cioè quella? Quella lì, sì, dove ci sono un po' di nuvoline. In realtà proprio la cima è lì un po' tra le nuvole, però si vede. 4810 metri. Meanwhile, col du Petit Saint Bernard, 2188 metri. Luna, faccia la foto col cane. Sì, a piedi? No, vieni qua con la moto, girala, almeno tu ce l'hai in un verso e io nell'altro. No, stai. Ma c'è la visiera trasparente? Ma un pochino. Non mi piace. No, fammela senza visiera allora. Non mi piace, sennò. Adesso faccio una carezza così. Ok. Comunque è scesa a 12 gradi. Minchia. Bene, questa era la vecchia dogana francese prima del trattato di Schengen sulla libera circolazione delle merci e delle persone all'interno dell'Unione Europea. Luna di che anno?
1958. No, mi pare 92, ma non vorrei dire una boiata, quindi controlliamo. Dopo leggo quel cartello perché voglio capire cos'è quel posto. Però quello è il Monte Bianco. 4800, alcuni dicono 2, alcuni dicono 8 metri. Non era una vibrazione, ma sono molto molto per terra. Il tempo sembrava peggio, quindi si è un po' migliorato.